punti che riteniamo fondamentali. Uno era l'esito, almeno per la parte che vi può interessare o può interessare i cittadini, perché poi abbiamo discusso anche di altre cose più interne. Una delibera approvata ieri sera sul tardi, che vi illustrerà adesso l'assessore Lucarelli, che riguarda l'acqua pubblica, decisione ovviamente presa a seguito del referendum, anche se la posizione della nostra amministrazione e della Giunta era comunque è sempre stata per l'acqua pubblica, ma faremo dei passi in avanti anche rispetto a quanto previsto dal referendum, cioè il superamento della società per azioni. Quindi l'acqua come uno dei beni comuni di questa città, stiamo lavorando sugli altri beni comuni, in particolare un altro bene comune è quello di internet, che cercheremo di, nei prossimi giorni, di approvare una delibera anche in questa direzione, perché riteniamo che anche internet sia un bene comune. Allora, dopo il successo straordinario del referendum, dopo che oltre 30 milioni hanno bocciato il progetto di privatizzazione e saccheggio dei beni comuni, in particolare dell'acqua, ecco che da Napoli parte un segno di riscossa fortissimo in linea con il referendum. La giunta del Comune di Napoli ieri ha deliberato che l'Arin S.p.A. deve trasformarsi in soggetto di diritto pubblico, deve trasformarsi in soggetto di diritto pubblico partecipato, con appunto il coinvolgimento della cittadinanza attiva. Da Napoli, così come si era detto in campagna elettorale, parte un nuovo grande laboratorio, un primo grande segnale è proprio questo, la trasformazione dell'Arin S.p.A. in soggetto di diritto pubblico, in linea con quanto hanno detto oltre 30 milioni di cittadini. Con questa delibera i cittadini potranno finalmente riappropriarsi dei beni di appartenenza collettiva, si ripristina un collegamento forte tra i cittadini, i beni comuni, l'ente locale di riferimento, il Comune di Napoli, e tutte le infrastrutture che sono state realizzate nel tempo sulla base della fiscalità pubblica, sulla base della fiscalità generale. Però vedete, non è una riproposizione di vecchi modelli, è invece la proposizione di modelli nuovi, di quello che si vuole sperimentare a Berlino, di quello che è già partito a Parigi con un successo straordinario, cioè quello di ridare la possibilità ai cittadini di appropriarsi i beni comuni con dei vantaggi in termini tariffari. Infatti basta vedere quello che è successo a Parigi con col conferimento al soggetto di diritto pubblico, la diminuzione delle tariffe, la diminuzione delle bollette, con un ampliamento del piano di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture e con addirittura la possibilità di spalmare gli utili per il welfare municipale.